Quando nasce l'idea di una rete metropolitana a Milano e quanti progetti si sono susseguiti nel corso del tempo prima che si realizzasse la prima linea della rete cittadina, la M1, la linea rossa? È una storia molto più lunga e interessante di quello che si creda. Sono Marco Montella di Urban File e questo è il primo di una serie di video che trattano di Milano, l'urbanistica, la storia e i trasporti. Approfondiamo insieme. La rete metropolitana milanese ha una storia che precede di molto la sua realizzazione. Molti dei progetti che sono stati concepiti non sono stati poi realizzati. Il primo progetto risale addirittura al 1857, cioè prima della realizzazione della Metropolitan Railways di Londra, prima metropolitana in assoluto al mondo, e prima dell'Unità d'Italia. È un progetto che nasce da un'idea dell'ingegnere Carlo Mira, che vuole sfruttare la cerchia dei Navigli, svuotandoli e utilizzandola come trasporto. Non si tratta di una vera e propria metropolitana, il sistema prevedeva omnibus a cavalli. A noi questo tipo di soluzione può sembrare ingenuo. Ma bisogna pensare che sfruttando l'alveo dei Navigli si sarebbe creata un'infrastruttura di trasporto senza interferenze e anche l'uso del tram a cavalli veniva naturale, dato che era già largamente impiegato. All'epoca la rete tranviaria di Milano non era ancora stata elettrificata e le linee tranviarie erano tutte ipovie. Il progetto inizialmente si limitava a una piccola porzione della fossa interna, venne a più riprese modificato, fino a ricomprendere l'intera cerchia dei Navigli, per essere definitivamente abbandonato nel 1895, anno dell'elettrificazione della rete tranviaria milanese. Con il 1900, con la crescita industriale e di popolazione, si iniziano a prendere in considerazione infrastrutture metropolitane vere e proprie, come anche stava avvenendo in alcune grandi città europee. Si pensò di ridisegnare il vecchio nodo ferroviario della città. Vennero incaricati gli ingegneri Candiani e Castiglioni che nel 1905 presentarono un progetto con due grandi stazioni terminali, a est e ad ovest del centro urbano, collegate da un tunnel che prevedeva fermate intermedie sotterranee. Ma c'era anche dell'altro. In occasione dell'esposizione universale del 1906 si realizzò la tranvia elettrica sopraelevata. A imitazione dei viadotti metropolitani nord-europei, l'infrastruttura correva a oltre 6 metri d'altezza per le strade cittadine, collegando con un convoglio di due vetture i due siti che ospitavano i padiglioni, cioè il Parco Sempione e la ex Piazza d'Armi, che diventerà in seguito la Fiera Campionaria, oggi quartiere CityLife. La vita di questa piccola metro sopraelevata fu però molto breve, rimase attiva soltanto per il periodo dell'Expo, dopodiché venne smantellata interamente e di lei non resta che il ricordo. Nonostante questo, negli anni seguenti Milano rilanciò l'idea di dotarsi di una ferrovia metropolitana. Nel 1910 l'ingegner Carlo Brogi presenta quello che è il primo vero e proprio piano per costruire una rete metropolitana complessa. Era costituita da 6 linee, di cui una circolare e radiali che confluivano sul Duomo. Dagli schemi si capisce che si ispirò alle stazioni di Parigi e di Londra, progettando anche interscambi di una certa complessità. Nel 1912 il comune di Milano si dice ufficialmente interessato a costruire una rete di trasporto sotterranea. A tal scopo, l'anno successivo, istituisce una commissione che dovrà esaminare i progetti pervenuti. Ne seleziona 6. Guardiamo quelli più interessanti. Per esempio, la proposta dell'ingegner Mario Beretta, che prevedeva di interrare la rete tranviaria nel centro città, compreso lo storico carosello tranviario di Piazza del Duomo. O il nuovo progetto del duo Castiglioni e Candiani, che propongono ancora una linea che connette le ferrovie, ma stavolta anche con tratte in viadotto. Lo scoppio della guerra, però, imponeva altre priorità e l'idea della metropolitana venne accantonata. Negli anni 20 riprende la progettazione, tentando di fare tesoro di quanto fino ad allora presentato. Al comune pervengono molti progetti.
Qualcuno anche un po' estemporaneo, tipo questo. Si tratta del treno senza fine di Emilio Belloni, un nastro trasportatore sotterraneo per agevolare lo spostamento delle persone. Ne propose di vari, ma particolarmente interessante quello tra Piazza Fontana e Cordusio, un tappeto mobile circolare che funzionava come i moderni nastri per il ritiro bagagli in aeroporto. Ma nel 1926 c'è il primo progetto di rete metropolitana mai adottato da un piano regolatore, quello Portaluppi Semenza. Ideato dall'ingegner Semenza, il piano prevedeva una fitta maglia di linee, addirittura 11, con anche connessioni extraurbane, e ipotizzava in parte il riutilizzo dei tracciati della vecchia infrastruttura ferroviaria in via di dismissione. Il piano fu però sostituito qualche anno dopo da quello redatto da Albertini, il progetto di Semenza rigettato e le nuove ipotesi di rete redatte direttamente dagli uffici tecnici comunali guidati dall'ingegner Bassetti, che elaborò diversi schemi fino a questo del 1942 che inizia a delineare il percorso della M1. Nel dopoguerra, nel pieno fermento della ricostruzione, si susseguono numerose proposte per costruire una rete metropolitana. Tra questi ce n'è nuovamente uno di Semenza che include il tracciato della linea 1 come disegnato dagli odiati uffici tecnici. Comunque, il Comune di Milano inizia ad impostare quelli che sono i requisiti tecnici per la futura rete e nel 1953 adotterà il piano regolatore che imposta quello che sarà il vero tracciato della rete metropolitana della città di Milano. Allo scopo di progettare e costruire la nuova infrastruttura, nel 1955 viene costituita dal comune la MM, Metropolitana Milanese SPA. Viene così creata la cosiddetta rete delle linee, che disegna la M1 nel suo percorso definitivo. Abbozza i tracciati di M2 ed M3, anche loro molto simili a come saranno costruite, e infine prevede una M4, che nulla a che fare con quella oggi in costruzione e che non verrà realizzata, sebbene esistano delle predisposizioni per l'interscambio tra Porta Venezia e Palestro. Ma questo è tema per un altro video. Partendo da questo schema e dopo un secolo di discussione, nel 1964 finalmente Milano apre la sua prima linea di metropolitana. Per arrivare fin qui, il cammino è stato lungo. E noi abbiamo visto solo una parte del percorso, dato che vi furono almeno 37 progetti presi seriamente in considerazione per costruire una rete metropolitana, che non sono affatto pochi. Oggi la metropolitana milanese conta 96 km di estensione, che diventeranno 115 nel giro di qualche anno. Ed in più ci sono i molti progetti d'ampliamento, di cui magari parleremo in un video futuro. Questa era una breve carrellata dei progetti che hanno portato alla realizzazione della rete metropolitana milanese. Se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, commentate sotto, magari suggerendoci argomenti per dei video futuri. Se volete, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.